quando è un uomo, diciamo così, perfetto quando interviene, non fa mai una piega il grandissimo Eke Schmidt, il grandissimo direttore. Simpaticissimo poi, tra l'altro, sì, come personaggio. A parte la paura iniziale, il dato che emerge, spiega Eke Schmidt, da quanto è successo è che l'allarme antincendio funziona alla perfezione, aggiunge il direttore, intanto i lavoratori della galleria sono stati richiamati in servizio, siamo pronti a rapire e tutto torna alla normalità, conclude Schmidt, quindi Uffizi aperti. Chi magari ci ascolta oggi, è una bella giornata libera, andate a vederli ragazzi una volta nella vita. Ci ho visto tanta gente piangere lì nella sala della Venere, è una cosa davvero? Sì. Pazzesco. Io non ho mai visto piangere nessuno. Sì, io ogni tanto ci vado. Una volta ogni 2 o 3 mesi riesco. Io 2 volte ci sono stato. Anche perché è una delle poche cose che ci è rimasta col tesserino di giornalista. Esattamente. Ovviamente perché non si paga. Cioè, parliamoci chiaro. Perché non si paga, ovviamente. Allora, fermi lì, ragazzi, buoni. Allora, ripartiamo. Da dove ripartiamo? Ripartiamo intanto da quello che abbiamo raccontato questa mattina con Armando Colotta. Ci siamo soffermati su un punto principale, secondo noi. Cioè, abbiamo detto, ragazzi, abbiamo fatto questo viaggio sulla tranvia. Fermata che trovi, sostanza che trovi. Cioè, fermata che vai, sostanza che trovi. Sostanza stupefacente, ovviamente. Ci hanno fermato delle mamme, ci hanno raccontato che c'è una situazione incredibile nel quartiere 4, quadrante talenti, c'è un giardino che è, diciamo così, una sorta di hub dello spaccio, una sorta di hub dello spaccio dove ci sono, ci hanno fatto vedere anche delle foto che poi sono state pubblicate sui social, noi non siamo interessati a, diciamo così, a ripubblicarle, anche perché facciamo la radio e alla fine non mi interessa raccontare quello che accade, di giovani presumibilmente minorenni che consumano sostanze stupefacenti. Non solo, si pensa ovviamente all'eroina che ha un consumo esponenziale. Allora, innanzitutto, da dove ripartiamo, Armando? Ripartiamo proprio da uno dei momenti in cui abbiamo chiacchierato con una di queste mamme che ci ha fatto da cicerone all'interno di questo giardino. Devo dire un giardino, salvo per qualche siringa qua e là, che spesso e volentieri si ritrovano le mamme proprio a togliere dal giardino. Un giardino a vederlo così da lontano anche bellino, tenuto bene, con le aiuoli, le siepi ben tagliate, ben curate, con tanti lampioni, senza illuminazione, però infatti lo hanno chiesto stamattina al presidente del quartiere, Mirko Dormendoni, di provvedere a questa situazione. Però un giardino veramente terra di nessuno in tanti momenti del pomeriggio, tant'è vero che loro si sono fatte dare le chiavi di questo giardino pubblico, sì, dal comune, per poter far sì che almeno loro decidano quando aprirlo e chiuderlo. Uno dice ok, spesso e volentieri è la notte che magari succedono queste cose. No, nella maniera più assoluta, perché queste cose succedono alla luce del giorno, proprio subito dopo pranzo, a cavallo tra l'ora di pranzo e le prime ore del pomeriggio. Benissimo, allora dunque ci ascoltiamo intanto la testimonianza di questa mamma. Lo chiudono i residenti per evitare che ci si ferma gente per spacciare o per drogarsi. Perché era diventato un luogo sì, del genere? Sì, soprattutto all'ora di pranzo, ecco, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio è una cosa inverosimile. Il comune ha assegnato le chiavi di questo giardino a un residente? A distanti residenti, sono che facciamo a turno, fanno a turno a chiudere. Noi abbiamo chiesto se si potevano avere delle chiavi, perché a volte si vedono delle cose, gente che nasconde droga nelle aiuole, l'aiuola centrale soprattutto, gente che va a ritirarla e non è mai la stessa, quindi mettono e ritirano pacchetti. Ti è mai capitato di assistere anche a scene di persone che si bucavano all'interno del giardino? Sì, all'interno del giardino, lungo la strada, sui marciapiedi, dietro le macchine. Le persone che avete visto all'interno trafficare e anche magari fare uso di sostanze stupefacenti sono italiane, extracomunitarie? Un po' di tutto. È mai capitato di imbattervi proprio fisicamente in una situazione del genere? Sì, abbiamo dovuto anche chiamare l'ambulanza una volta perché erano in 3 che si bucavano e uno di questo è rimasto, gli deve aver fatto un pochino troppo male, quindi non si reggeva in piedi. Gli altri 2 cercavano di fargli smaltire la roba portandola a passeggio in tutto il giardino, però questo non si riprendeva e quindi abbiamo chiamato l'ambulanza e quando loro hanno sentito le sirene gli altri 2 sono andati via lasciando questo sdraiato in terra. Vi è mai capitato di avere delle discussioni con questi personaggi? No, non ci si mette a tu per tu. Mi sai dire un po' l'età di queste persone? Se molto giovani. Molto giovani. Anche sedicenni. Anche minorenni hai visto farsi qua dentro? Sì, ho la foto. Vi è capitato mai di raccogliere siringhe lasciate lì? Sì, io ho anche le foto. We'll be right back.
Ho anche le foto delle siringhe lasciate lì, di quello che accade in questo giardino. Siamo nel quartiere 4, quadrante talenti. Certo sta di fatto che se abbiamo dato la possibilità di detenere la dose personale di droga senza essere perseguiti, secondo voi, non essendo legalizzata o non avendo la possibilità di coltivazione propria, dove pensano i nostri politici che sia procurata la dose personale? Con questo approvo la legalizzazione, anzi preferirei una vera e propria guerra senza quartiere alla droga, ci scrive un radioascoltatore al 3925727775. Scusate, ma invece di dire questo giardino così vagamente, dite l'ubicazione di questi luoghi, così facendo, se sono un po' più frequentati dai cittadini, può darsi che si allontanino questi personaggi. Armando. Me lo hanno chiesto esplicitamente le mamme di non dirlo. Comunque siamo nella zona di Viale Talenti, nella zona della Coop, quartiere 4. Insomma, non è che ce ne siano tantissimi. Allora, ecco, però dobbiamo fare un applauso a Claudia. Fai l'applauso a Claudia. Poi dice: non devo fare il baraccone. Adesso dobbiamo farlo a Claudia. Sì, facciamo l'applauso a Claudia. Perché ci ricorda: domenica prossima i musei sono gratis. È vero, perché la prima domenica del mese c'è domenica al museo e i musei statali di Firenze sono aperti. Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Museo delle Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Pitti, Museo del Bargello, Cenacolo di Andrea del Sarto. È tantissimo che non ci vado. Tornare allo Stibert. Io vado al Cenacolo di Andrea del Sarto. C'è anche lo Stibert. Guarda se lo Stibert figura tra i musei gratuiti. No. Allora non posso tornare a guardare le armature, le spade. La Villa Medicea della Pietraia, la Villa Corsini a Castello, il Parco di Villa del Ventaglio, il Giardino della Villa Medicea a Castello, il Museo di Or San Michele. Bello, non ci vado da tantissimi anni, caspita. E le Cappelle Medicee? Le Cappelle Medicee ci sono. Ci sono. Va bene. Dunque, questo per quanto riguarda ovviamente anche la domenica, grazie a Claudia che ce l'ha ricordato. Allora, però, caro Armando, noi dobbiamo ricordare. Noi seguiamo la parola gratis, dove gratis ovviamente. Ragazzi, ma stiamo scherzando. Allora, questa deve essere una religione. O ti piace più AUFO? No, allora dunque, devi sapere che una volta alla Casa del Popolo di Pelago misero. Pelago, no? Noto paese in provincia di Firenze, famosissimo per l'Onde Rotte, Val di Sieve, eccetera, eccetera. La terra dove sono cresciuto, ho passato i primi Natali della mia vita. Sì. Misero davanti alla Casa del Popolo, al Circolo Arci, dove io sono stato, frequentato, e come non me ne vergogno di essere stato nelle Case del Popolo, assolutamente. Allora dunque, di aver avuto una formazione comunista, catto comunista, non me ne vergogno. Allora però, Armando, vado alla Casa del Popolo di Pelago e vedo stasera, dice, serata danzante, si mangia gratis, e do un po' di gente così, no? Un po' tipo 4-5 mila persone. Non andò molta gente. Poi fecero un altro cartello la sera dopo: stasera serata danzante, si mangia UFO. Era strapieno. Quindi non dici niente di che. Allora dunque, a parte il fatto che la Coop nel Viale Talenti non c'è, no amico mio. Che dici? Guarda bene, ragazzi, ma siete di Firenze voi che mandate ragazzi messaggi o no? Ma che dici? Lo so io che non sono di Firenze, non lo sai. Lo sa Armando che viene da Cusenza. Allora ragazzi, finché ci sarà richiesta ci sarà la droga, il profitto va oltre i divieti e le restrizioni, fatevi una ragione, la guerra non serve a nulla, serve prevenzione e cultura. A proposito di prevenzione e cultura, ci ascoltiamo un grandissimo, un sacerdote che va avanti, ragazzi. Che prevenzione l'ha fatta e la fa da 37 anni, è stato il precursore della lotta alla droga nelle strade, è un prete, poi oggi ci sono tantissimi centri che fanno lo stesso lavoro che fa lui praticamente, ma lui è stato il primo, chapeau. Don Giacomo Stinghi, vai! Secondo lei per quale motivo torna in voga una droga che sembrava magari superata nel corso degli anni? Perché è la migliore che esiste. Sono 37 anni io che faccio questo lavoro come responsabile del centro, ne sono passati oltre 3.000 di ragazzi. Il fenomeno parte dal disagio della famiglia, dal disagio della persona che scopre che esiste una sostanza che non ti fa fare fatica per star bene, e da lì il gioco è fatto. Tutte le droghe, lo ricordi, danno e prendono, nessuna droga dà soltanto. Il furto più grande che fanno alla persona, specialmente se è un giovane, è la libertà, perché l'eroina è bella, l'eroina è forte, l'eroina è calda, l'eroina è potente. Oltre a tutte le caratteristiche che ha elencato lei, Don Stinghi, può essere anche che ci sia dietro un'accessibilità economica, cioè nel senso che la puoi acquistare con più facilità, diciamo, alla resa dei conti? Assolutamente sì, ma questo è il lavoro che fanno le mafie. Ora la domanda è: la tossicodipendenza ostinata è un fenomeno fisico e basta, o è un fenomeno dello spirito? Cioè è la persona che non sta bene psicologicamente che cerca un sollievo a qualsiasi condizione, ecco. Per dare un numero, quanti giovani ci sono oggi attualmente che stanno effettuando un percorso nel suo centro?
Da noi pochissimi, dall'80 al 90 a Firenze c'era soltanto il centro di solidarietà e abbiamo avuto un assedio per questi anni qua giù. Poi nel 90 sono aperte le altre. Nel 2000 è stato detto che gli interventi sulla tossicodipendenza, sia per il contenimento anche farmacologico, per la riabilitazione, compete alle ASL. Questa è la legge toscana. Quindi a quel punto lì, mentre prima, se uno aveva il problema della tossicodipendenza, poteva venire in via De Pucci al centro e essere aiutato nei nostri percorsi di riabilitazione, ora noi dobbiamo mandarli alle ASL. Grande Don Giacomo Stinghi. Ha dato un numero, ribadiamolo, come avevo detto prima, 3.000 persone che sono passate qui da noi, e quando dice sono passate, non è che sono passate per fare una chiacchieratina, no, e via. Sono passate, vuol dire rimaste, che hanno fatto il percorso per intero per cercare di uscire dal tunnel. Sono rimaste, hanno fatto un percorso difficilissimo, sì, una grande vittoria, un grande riscatto sulla vita. Queste sono grandi vittorie, altro che quelle che raccontiamo la domenica. Queste qua sono grandi vittorie. Resta qua Armando, perché c'è una carrellata di WhatsApp a cui devi rispondere anche tu. Non sei, non ti puoi minimamente vorrei ricordare che indietro. Qua si lotta, amico mio. Qua si lotta. Cosa devi ricordare? No, volevo ricordare che oggi è giovedì. Io sabato conduco una trasmissione che ho a cuore. Sabato e ancora sport. Non ho fatto. Che ancora, ancora, ancora non ho, allora, non una, ho fatto allora, neanche un rigo di scaletta. Un sabato mi mandi su un campo, te lo prometto. Un sabato vado sul campo. Voglio che tu vada a fare uno scontro al vertice di una delle mie categorie. Voglio fare. Fammi fare i piccoli amici. Dove ci si gioca? No, quelli con tutto il rispetto, no, quelli non fanno parte della scaletta. Però ti voglio mandare su un campo dove ci si gioca, magari la vittoria finale del campionato, e voglio farti circondare dalle mamme e dai papà, così ti faccio capire cosa succede. Ma sabato, no, quando bellissimo, siamo... Oh, fantastica, grazie Armando. Pubblicità, torniamo tra poco. Runner Pizza, più vicini, più veloci. 055 33 33 33, è facile, è Runner Pizza. Mila e Shiro, Kiss Me Licia, i Puffie, Lady Oscar e Cristina D'Avena! Ai Gigli, domenica 3 dicembre alle 17. Torniamo bambini! Tornano gli anni 90. Ai Gigli, eventi tutti i weekend di dicembre e la gift card per i tuoi regali. Programma completo su igigli.it. Seguici su Facebook e Instagram. Che Natale! Che Gigli! Per un Natale divinamente buono, vai da Divine Golosità Toscane. Enoteca e gastronomia di alta qualità. Ceste regalo personalizzate, strenne, panettone, pan briacone. Una cantina con 2700 etichette di vini, pregiati oli extravergini, formaggi, salumi e tanto altro. In via Reginaldo Giuliani 162 a Firenze. Anche online con consegne in 24 ore in tutta Italia. divinegolositatoscane.it. Lady Radio. GR del mattino. GR del mattino. Bello che lo si lamentate, la gente si lamenta. Allora sta zitto, no? Oh Vignolini, chissà come tu sarai contento che Crosciani ha parlato di te alla Zanzara, dell'ottimo programma mattiniero su Lady Radio, un'ottima radio. A parte, meno male c'è Lady Radio ogni tanto, però effettivamente dove tu sta crociolando nel brodo di ciuggiole, eh? Bravo Vignolini! Allora, se tu sei contro la legalizzazione delle droghe leggere, cominci a levare l'alcol. Vai, cominci a levare tutti gli alcolici, superalcolici e alcolici. Via, fuori. Se no, bussate verenti. Tra l'altro in Piazza Indipendenza vicino c'è la questura, ci sono vari settori della polizia, ma nessuno fa niente, i vigili passano e non fanno niente. Ormai è diventata un'abitudine, ma dove andiamo a finire così? Ciao di nuovo Alberto. Eccoci qua, le 10:17 minuti, è giovedì 30 novembre 2017. Allora, caro Armando, dunque, cosa dobbiamo rispondere? Piazza Indipendenza sei stato, no? Tu in Piazza siamo Indipendenza. Stati in Piazza Indipendenza, ci siamo tornati con un servizio che molto probabilmente manderemo in onda la settimana prossima, credo, non lo so, poi decidete tu e Pini, chiaramente. Io sono un umile lavoratore nella vostra vigna. E dunque ci siamo tornati in compagnia del nucleo antidegrado della Polizia Municipale, tutti in borghese, bella esperienza, l'ascolterete presto, insomma. Ottimo, ragazzi, allora dunque, intanto
intanto c'è un ascoltatore che dice: scusate, avete ragione, ma dietro la COP mi sembra che ci sia, che i giardini pubblici non si vedono passando. Ragazzi, allora fermi tutti, questa non è radio geolocalizzazione, qua non è che facciamo la geolocalizzazione. Se non dobbiamo dire una cosa, la dobbiamo lasciare generica, la lasciamo generica. Ecco, tutti, tutti quelli che mi hanno chiamato, dice: ma chi è l'avvocato di questo Simone, chi era il giudice? Ragazzi, ma non cioè, la lasciamo così com'è questa storia, non ci interessa, non ci interessa. Questa non è radio geolocalizzazione, non è radio tribunale, questa qua è un'altra storia, o lo capite oppure no. Grazie, arrivederci. Intanto via Jacopo da Diaceto è completamente bloccata, mi scrive l'ascoltatore, e intanto arriva anche una precisazione da parte diciamo di una voce ufficiale del comune di Firenze, che sulla situazione sulla situazione delle foglie, sulla situazione è il comune di Firenze, l'amministrazione Palazzo Vecchio, sulla situazione delle foglie cadute in strada, in tanti ci avete segnalato, ma non puliscono le foglie. Questa mattina uno in via Pistoiese, poi un ascoltatore gli ha risposto: ma veramente le stanno togliendo già da giorni. Allora, le foglie adesso in terra sono quelle cadute in questi ultimi giorni, vennero rimosso come le altre portate via in continuazione negli ultimi 3 mesi e mezzo. Anche oggi, oltre ai normali servizi, ci sono 4 macchine dedicate e specifiche per rimuovere le foglie. Quindi questo per quanto riguarda le foglie, ci assicura Palazzo Vecchio che sta addosso sull'azione di rimozione delle foglie. Non lo mettiamo in dubbio, però ti devo anche segnalare che a casa mia, la strada dove abito io e le strade immediatamente però devi dire almeno la zona, devi dire, non ti voglio dire la via, ma la zona Ponte Rosso senza zona, dire il modo dove abito, sì, ovviamente preciso. Zona di Cassintegrati, come sempre, certo, ovviamente, chiaro, no? La ti zona a caso sono in affitto, una zona, pago una zona di... per Cassintegrati, una zona per Cassintegrati, non è che mi ha detto e pago un bel po' di soldi, non è che mi ha detto in via Canova, mi ha detto Ponte Rosso, mi ha detto Ponte Rosso e nella strada dove abito io e nelle strade immediatamente limitrofe, hanno ragione gli ascoltatori, almeno credo, sì. È successo questo: hanno fatto un lavoro incredibile, hanno ammassato sì. Tutti i dipendenti di Ali, hanno fatto questi super mucchi di foglie, perché però poi non è andato a prendere nessuno, infatti nel giorno dopo, il giorno dopo e il giorno immediatamente successivo, queste foglie, e credo che siano però, le stesse. Allora ragazzi, oltre ai normali servizi, Ali ha 4 mezzi in più per togliere le foglie. Stiamo addosso su questo, verifichiamo attentamente, domani rifacciamo il punto con tanti di voi, già da stasera anche in Città Viola, con anche tanti perché di vanno voi ad otturare i tombini, sì, poi esatto, se piove l'acqua non scarica più, ed è un casino. Detto questo, l'appello di oggi è: ragazzi, se vedete che la caditoia è messa male, dategliele 2 botte alla caditoia, almeno alla caditoia, due botte, dategliela almeno alla caditoia, le vogliamo dare 2 botte, lì gli togliamo le foglie, dai, dategli 2 botte a questa caditoia. Allora fermi lì, le 10:20, intanto caro Armando, che ti dico, ti ringrazio di cuore. Grazie a te, ma va bene. Ringrazio di stai cuore, bene, grazie per essere stato con noi, è sempre un piacere. Allora che facciamo, caro coordinamento tecnico, abbiamo tutto pronto, i fenomeni ce li abbiamo? Guardo te, benissimo, allora siamo pronti per ripartire con la rubrica dei fenomeni, vai, fenomeni. Tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se poi diventi un fenomeno, cadi a terra in questo... Allora ieri ragazzi, dopo la vicenda di Simone, la ricordiamo brevemente, Simone gli entra un ladro in casa, lui torna con la figlia a casa, la figlia va in bagno, c'è il ladro, colluttazione tra i due, il ladro alla peggio, nello scontro corpo a corpo, gli viene, Simone gli provoca la rottura del setto nasale, gli fa partire 2 denti, che succede? Arriva la polizia, portano via il ladro in ambulanza, Rom, tra parentesi, poi ancora vanno al processo per direttissima, Simone alla peggio al processo, 1 anno e 6 mesi con la condizionale, 7 mesi agli arresti domiciliari, richiesti 3.000 euro di danni da parte del ladro, ne paga 1.500 più le spese processuali, se mi ricordo bene 600 euro, quindi 200, ladro niente. E allora cosa c'è da fare secondo un illuminato radioascoltatore? Vai. Oh ragazzi, ma la cosa si fa semplice, trovate uno che entra in casa, domanate e poi lo prendete e lo buttate fuori in un bosco, si è visto, arrivederci, grazie, chi va a cercarlo? E poi bisogna dire che ci sono dei politici vergognosi, Gianni da Firenze. E ancora, ieri interviene a un certo punto, poi sentiremo le voci da Lungarno Cellini, è intervenuto a un certo punto il presidente di Publiacqua Filippo Vannoni, un radioascoltatore pensa di dirgli così, sentite: tu ti sei imboscato, ti hai inaugurato Lungarno Torriciani e poi tu l'hai richiuso per mesi e ti sei imboscato dopo l'inaugurazione, ma vai a
Vai a davvero, ridicolo. È andato a puttane. Ancora poi sulla storia di Simone, vai. Per me, ai giudici che ti ha chiesto quei soldi lì, gli avrei detto io chiaro, lo vedi per benino questo rom? Ecco, la prossima volta all'udienza io ci sono e lui e non c'è, e l'è sottoterra a quei giudice 1500 euro, coi lanciafiamme a quella gente, altro che storia. Cioè, capite cosa emerge, ragazzi? Emerge tutto questo, emerge proprio la pancia peggiore del paese, su questa roba. Capisco, però ragazzi, andateci piano, che vi devo dire? Dunque, andiamo avanti ancora con l'ultima considerazione. C'è anche, diciamo, un po' di solidarietà femminile per Simone, vai. Buongiorno, io sto con Simone tutta la vita. Io vorrei fare anche un'altra domanda a quel giudice, ma se era una donna, quella persona che mi era entrata in casa mi avrebbe rispettato? E magari una donna come me, non giovanissima, con un nipotino, mi avrebbe rispettato? Signor giudice, pensi anche a questo. Le 10:24 minuti, è giovedì 30 novembre 2017, siamo pronti per proseguire adesso col paese reale. Ieri rottura del tubo a Lungarno Cellini, in realtà l'altro ieri, rottura del tubo a Lungarno Cellini, saluto. Allora, io adoro sempre chi sbaglia, ragazzi. Gli amici della Nazione hanno sbagliato, hanno scritto Lungarno Giraldi. Io ieri ci sono pure caduto perché leggevo la Nazione sott'occhio e mi è venuto Lungarno Giraldi, e anche a me. Poi in realtà mi facevano ascoltatori i Vignolini, ma dov'è Lungarno Giraldi? Io pensavo, è vero, in effetti non c'è. Ma si è stato lì per lì, non me ne sono accorto, quindi pensavo di aver detto uno sfondone. In realtà l'avevo letto lo sfondone, però è uguale, non c'entra niente. Quindi voglio dire, c'è stato un piccolo errore da parte della Nazione, niente di che, si può sbagliare il nome della via, non succede niente. Io del resto, ripeto, sto sempre dalla parte di chi sbaglia, poi qua faccio sentire di tutto, quindi posso tranquillamente stare dalla parte della Nazione in questo senso. Lungarno Cellini adesso è stato riaperto, ha una corsia, traffico con senso alternato, ma come detto c'è il problema, diciamo così, del fatto che i lavori dureranno ancora almeno per 10 giorni. Ieri i residenti della zona interpellati da Armando Colotta. Vigno, lo sai che fa il paese reale? Spara un monte di bischierache. Salve, buongiorno, mi scusi il disturbo, è Lady Radio. Stiamo cercando di capire com'è la situazione adesso sul Lungarno Cellini. C'è l'acqua, com'è la situazione? Stanno lavorando gli operai? Stanno lavorando, sì. L'acqua lei ce l'ha in casa? Sì, sì, l'acqua c'è, l'acqua è già ieri sera nella giornata. Stanno continuando a scavare, mi sembra che si sia risolto abbastanza tuttora, l'acqua non c'è più, hanno fatto un buco. Vedo che ci sono dei tubi blu dell'acquedotto per la sostituzione. Quindi una risoluzione quasi a tempo di record, Ma praticamente sì, già 10:30-11 avevano, credo, individuato il problema e lo stavano risolvendo. A lei per quanto tempo è mancata l'acqua, scusi? Ma io dunque mi sono accorto verso le 5:15. E lei è tornata? Ed è tornata, beh, io sono uscito di casa, sono tornato verso le 9, alle 9 c'era di là. Salve, buongiorno, mi scusi il disturbo, è Lady Radio. Volevamo sapere com'è la situazione sul Lungarno Cellini al momento. Il Lungarno è ancora chiuso alle automobili. Chiuso alle automobili, però l'acqua è tornata? Alle abitazioni, ai negozi? Sì, è tornata, bella. Un'attività. Per quanto tempo è mancata l'acqua ieri? Non lo so, perché io ho chiuso e sono andato via. Pronto? Stiamo contattando le persone della zona coinvolta nel disagio di ieri e per sapere com'è la situazione al momento. Al momento, vabbè, il disagio più grosso c'è stato ieri sera. Che tipo di disagio è stato? È stato bloccato il traffico a causa delle perdite d'acqua, della rottura del tubo. E poi basta, è venuta a mancare per un po' l'acqua, ma... Giusto per un tempo po'. Di poche ore. E i piatti li ha potuti lavare tranquillamente, sì, con, sì, l'acqua. Sì, sì. Dico, la macchina dove l'ha parcheggiata? Lei abita in zona, immagino. Sì, la macchina in zona Piazza Ferrucci. Quindi il maggior disagio che avete avuto come residenti è stato il traffico in tilt, praticamente. Esatto, che è stato, diciamo, bloccato per motivi di sicurezza, ovviamente. Pronto? Sì, salve, buongiorno, è Lady Radio. Senta, mi può dire com'è la situazione al momento sul Lungarno Cellini? Ma ci sono i lavori. Ci sono i lavori in corso, dico, però a lei è tornata l'acqua, per esempio? Praticamente non è quasi mai andata via, una piccola interruzione con riduzione di pressione. Sì. La sera a cena, tanto per fare un esempio, i piatti li ha potuti lavare con l'acqua del rubinetto? Sì, sì.
Pronto? Sul Lungarno Cellini com'è la situazione al momento? Si circola, non si circola? C'è l'acqua, non c'è l'acqua? Ma faccio dalla finestra, aspetti un secondo. Ma da quello che vedo io c'è sempre i lavori. Ci sono i lavori, le macchine quindi non circolano ancora? No, io vedo le macchine arrivano fino all'altezza nostra e poi credo le facciano girare. Il maggior disagio che ha trovato ieri qual è stato, se c'è stato? No, ieri non era a Firenze. Era Lungarno Ginori, eh? Allora ragazzi, calmi, ho sbagliato io, Lungarno Ginori, mi sono sbagliato sul titolo, su tutto, ho fatto una confusione pazzesca, succede, abbiate pazienza, sono alla quarta ora di diretta, succede. Allora, fermi lì, Lungarno Pecori Girardi esiste, come mi scrive giustamente un radioascoltatore, mi sono incartato da solo. Allora, dunque, Vignolini, emerge tutto questo da parte della gente nei confronti di questi che rubano in casa, perché la gente non si sente tutelata da parte delle istituzioni, e questa è la cosa più grave per me. Scrive Samu, buongiorno a tutti, io sono d'accordo con te Andrea, non reagirei mai in caso di un furto in casa, spero però che tu sia d'accordo con me che la sentenza contro il signor Simone è quantomeno strana. Paolo 69, quantomeno strana, quella sentenza è semplicemente assurda, non doveva essere fatta in quel modo, punto, basta, stop. Caro Vignolini, queste reazioni di pancia della gente non sono altro che le conseguenze di queste sentenze ridicole, inevitabilmente amico mio. Andrea, a Firenze esiste il Lungarno Girardi, quindi continui a sbagliare, sono un ascoltatore noioso e polemico perché sono fiorentino. Alessandro, ragazzi, allora, quando si parla con Firenze, non voler le critiche a Firenze è come dire voglio fare il bagno nell'oceano, non mi voglio bagnare, quindi criticate pure, fate quello che vi pare, non c'ho problemi da questo punto di vista. Piero, dimmi amico mio, dimmi Piero, dove è andato? Via, non ce l'abbiamo più, è scomparso. Le 10:29 minuti, ci fermiamo per dare lo spazio alla regia, torniamo tra poco. Il segnale orario è offerto da Lenzi Automobili, la tua concessionaria ufficiale Hyundai, a Prato in Viale Marconi 62. Visita il sito www.lenzicar.com. Sono le 10:29 minuti. Ora esatta. In terrazzo da Luca. Le ricette dell'Aristo Macelleria del mercato di Sant'Ambrogio. Ciao amici. Oggi in terrazza Menoni possiamo mangiare il petto di pollo ai pinoli e capperi. Selezioniamo dell'ottimo petto di pollo di animali allevati all'aperto, gli leviamo tutti i tendini, il grasso, lo tagliamo a cubetti, lo infariniamo e lo andremo a far rosolare in tegame dove abbiamo messo un pochino di cipolla, un pochino di alloro, una manciata di capperi e una manciata di pinoli. Facciamo fare una rosolatura, aggiungiamo un gocciolino di vino bianco, abbassiamo la fiamma, copriamo e facciamo cuocere per circa 40-45 minuti, piano piano. Questo piattino è molto buono, abbinato comunque a patatine arrosto, ma ci sta benissimo anche un'insalata oppure delle verdure lesse miste. Io vi aspetto a mangiare in terrazza Menoni al mercato di Sant'Ambrogio, ma vi aspetto anche in macelleria per darvi consigli su come preparare tanti piatti e tante ricette. E dopo questa straordinaria ricetta vi starete chiedendo: dove compro la carne per realizzarla? È facile, all'Aristo Macelleria Menoni all'interno del mercato di Sant'Ambrogio. Le carni sono lavorate e selezionate personalmente da Luca Menoni, che conosce direttamente le famiglie degli allevatori. Se poi non avete tempo di cucinare, l'Aristo Macelleria Menoni può farlo al posto vostro e portarvi un fantastico pranzo anche a domicilio. In occasione delle feste ci saranno aperture speciali. Venerdì 22 e sabato 23 dicembre, mattina e pomeriggio fino alle 19, con pausa dalle 14 alle 16. E domenica 24 dicembre, dalla mattina fino alle 15. Per informazioni visitate il sito www.macellerialuca.it o andate sulla pagina Facebook Macelleria Firenze Luca Menoni. Lifestyle. Voglia di migliorare la nostra vita. Buongiorno, subito la parola a Lisa Casali, food blogger e scienziata dell'ambiente. Cercate qualcosa che non mettete da un po'? Pensate a come dare nuova vita a questo capo e ad esempio allargandolo, stringendolo, accorciandolo, modificando il modello. Persino un paio di jeans potrebbe diventare una gonna o persino una borsa, insomma. Non deve essere per forza qualcosa da indossare, potrebbe anche essere qualcosa di differente o comunque qualcosa che dà una nuova vita al vostro capo ormai inutilizzato. Mangiare bene uguale più felicità, la dieta antistress a base di cioccolato nero a piccole dosi, frutta fresca, noci, pistacchi, poi legumi ricchi di magnesio e verdure come broccoli, spinaci e asparagi, tutti cibi che alzano la serotonina, l'ormone del buon umore. Ascolta Lifestyle dal lunedì al venerdì alle 10:30 e alle 18:30 su Lady Radio. Lady Radio. GR del mattino. GR del mattino.
buongiorno. Io sono per la legalizzazione di tutte le droghe, anche quelle pesanti, proprio perché sostengo che se c'è una legalizzazione, cioè se tutto è legale, ci può anche essere un controllo. E si sa che il proibizionismo, da che mondo in mondo, crea un'attrazione incredibile. Questo è il mio punto di vista. Ci sarebbero sicuramente meno morti di overdose, eccetera, eccetera, proprio perché uno può andare tranquillamente in farmacia, così come va a comprarsi non so quanti litri di vino, di whisky, di cognac, eccetera, eccetera, e farne l'uso che vuole. Vi auguro una buona giornata, sono Giusto. Levano, fanno finte le alghe, le foglie. C'è a Gavinana, c'è tutte le foglie infilate nelle fogne, che tutte le orte fa due gocce, si allaga. Via di Ripoli è sempre allagata, è vergognoso. Ma che levano, fanno finte, mi tocca andare alla stasa a me le fogne, ben via. Ma ragazzi, è veramente assurda questa cosa di Simone. Veramente, ma veramente assurda. Perché se dire, ha fatto benissimo Crociani a riportarla anche su Radio 24, perché è giusto farla sentire anche a livello nazionale. Però è una cosa assurda. E sono. La mia reazione di pancia, come qualche ascoltatore ha detto, è molto peggiore di quello che ha fatto Simone. Sarebbe stata molto peggiore di quello che ha fatto Simone. Molto, molto peggiore. Mi piace dirlo, però è così. Non va bene né levare la vita a qualcheduno, né tantomeno, non so, fare qualcosa un po' di meno grave, ma comunque farlo contro qualcheduno. Però veramente si sta perdendo la testa. Ed è lo Stato che ti sta portando ad avere queste reazioni, ad avere queste considerazioni. Io se lo trovo, sinceramente non mi voglio esprimere, ma non so come farebbe uscire da casa mia. Punto. Buona giornata, ribuona giornata. Scusa Pignolini, mi provi a spiegare te una cosa, ma se il famoso Rom fosse entrato in casa del giudice e magari nel momento in cui aveva una figlia piccola in casa, secondo te la sentenza sarebbe la stessa? Riccardo, ciao. Riccardo, amico mio, se cominciamo a fare questo gioco non finiamo più, quindi la domanda la reputo inammissibile. Capisco invece quello che dice l'ascoltatore precedente sul fatto che la reazione a quello che è accaduto è incredibile, perché lì c'è anche la figlia, quindi chiunque, ragazzi, per difendere la figlia ha l'istinto di fare di tutto, può dare di matto, può sbroccare. Questa sentenza è stata incredibile, è una storia pazzesca. Allora andiamo avanti. Sapete, qua difendo la posizione che il paese reale non deve sparare, però il paese reale non può avere nemmeno un danno così conclamato da una sentenza, non può avere questo danno conclamato, questo qua è un danno conclamato. Allora, alle 10:35 minuti, dunque, che fa? Poi c'era WhatsApp sulla legalizzazione delle droghe leggeri, pesanti e quant'altro, non ci facciamo. Allora, che facciamo? Piero c'è? Piero no, non c'è più. Ah, ok. Francesco Dorselli, come stai, caro Francesco? Tutto bene, consigliere comunale dei Fratelli d'Italia? Buongiorno e ben trovato. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dunque, caro Dorselli, io l'ho chiamata per questa vicenda di Via Spaventa, l'immobile di proprietà dei Gesuiti, vi ricorderete. Facciamo un breve flashback. Siamo al dicembre 2016. Cosa succede? Succede che c'è un incendio, un rogo nell'ex stabilimento Aiazzone, allo Smannoro. Questo rogo è un rogo purtroppo fatale per un cittadino somalo che si trovava all'interno di quel capannone. Viene offerta una possibilità di alloggio a tutte le persone che erano all'interno abusivamente di quel capannone dopo alcuni giorni di transumanza nel palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino. Poi praticamente succede che non si raggiunge l'accordo, perché ovviamente c'erano i posti ma non tutti nello stesso posto, quindi i somali rivendicavano il fatto che volevano stare tutti assieme, che è semplicemente assurdo. Ci furono giornate di manifestazioni dappertutto, addirittura sfruttando la visibilità della mostra di Ai Weiwei in Palazzo Strozzi, successe praticamente qualsiasi cosa. Alla fine occuparono abusivamente un immobile dei Gesuiti in Via Spaventa.
il padre gesuita disse in un primo momento: vabbè, state, però rispettate le regole del vivere civile. Poi piano piano, insomma, anche i gesuiti stessi erano scettici su questa occupazione. Alla fine con il comune pare di capire che si è trovato un accordo. Cos'è che non vi convince, Torselli, di questa vicenda? Cioè l'occupazione è cessata, eh? Certo, non ci convince un aspetto, non ci convincono i tempi, non ci ha convinto il fatto che in un anno dei cittadini che provenivano da un'occupazione abusiva, io lo denuncio da un anno e lo ridenuncio oggi dai microfoni, cioè, di Radio. Loro venivano da quella situazione di aiazione, che era una cosa così. Al confine col comune di Firenze ci sono ancora garage occupati abusivamente, dove al chiuso si usano gli strumenti di riscaldamento a fuoco, quindi si accendono dei fuochi per riscaldarsi in luoghi chiusi. Torselli, succede anche in via Panciati, che all'ex ufficio dell'Agenzia delle Entrate, se ho capito bene. Perfetto, esatto. Io non lo so, io quello di Sesto l'ho visto con l'ha vista con i suoi occhi. Quindi e continua a essere lì. Quindi arrivano da una situazione di palese illegalità e di pericolosità anche per loro, e non a caso il ragazzo che, poverino, ci ha lasciato la vita. Arrivano a Firenze in un'altra situazione di illegalità, perché l'occupazione dei padri gesuiti all'inizio erano d'accordo anche i padri gesuiti, poi lo stesso padre gesuita va a fare denuncia in questura, quindi se tu vai in questura e denunci non mi sembri più tanto contento di averli ospiti. In un anno si muove il comune di Firenze, coinvolge la Caritas, coinvolge tutte le organizzazioni operanti sul territorio e trovano la sistemazione a queste persone. Ieri se ne escono da un'occupazione abusiva, prendono il furgoncino e vanno in delle case dove addirittura gli viene concesso di stare in casa tutti insieme, come chiedevano loro, nello stesso plesso, senza essere separati, tranne alcuni che hanno addirittura ricevuto il biglietto per andare via dall'Italia e per andarsene da altre parti, biglietto pagato da noi. Quindi non ci convincono i tempi, perché nella stessa situazione dei somali ci sono decine e centinaia di cittadini italiani che dormono in macchina, che stanno per strada, che non hanno mai né preso a sassate la polizia, né acceso fuochi nei garage, né occupato abusivamente niente, e per i quali in un anno il comune di Firenze la soluzione abitativa non la trova. Questo non ci convince. Perché allora in un anno ci siamo mossi tutti per trovare la situazione, per risolvere la situazione, quando denunciamo tutti i giorni decine e centinaia di situazioni analoghe che riguardano cittadini italiani e che invece la soluzione non ce l'hanno? È questo che ne contestiamo. Beh, direi che su questo ci siamo, dice, no? Lei dice la provenienza è quella di una occupazione abusiva. Cioè, certo, si proviene da un'occupazione abusiva che peraltro ma è stata. Non solo, è un'occupazione abusiva, ci sono stati scontri con la polizia. Sì, queste come persone no? Hanno preso a sassate la polizia. Sì. Queste persone hanno fatto due occupazioni abusive, perché quel sesto era abusiva e quella di via Spadente abusiva. Quindi quello che dice lei è che non si dovevano rimettere nel percorso della legalità, dice. No, o perlomeno non si può vedere che il sindaco di Firenze si va a vantare sui giornali perché in un anno ha risolto questa situazione. Beh, però era un problema sociale questa situazione. Certo, è un problema sociale, ma è un problema sociale esattamente come quello delle decine e centinaia di italiani che sono in difficoltà e che in un anno non vengono sistemati. Perché io le potrei fare nome e cognome, ovviamente non lo faccio, di famiglie che stanno in strada da due anni e che vengono tutti i lunedì in consiglio comunale a chiedere di poter parlare con l'assessore, che presentano la loro situazione e che ancora oggi si sentono dire: sì, proveremo a trovarvi una soluzione, aspettate le graduatorie d'emergenza, state in graduatoria, non fate sciocchezze, non occupate, mi raccomando, state buoni. E poi si vedono passare avanti in un anno 100 somali che perché hanno preso a sassate la polizia. È una cosa che secondo me è proprio una cosa inconcepibile. Questo è il punto sul quale ovviamente sì, in effetti bisogna ritornarci, ovviamente, anche se si spiega, insomma, che l'amministrazione comunale ha collaborato con i padri gesuiti, l'associazione e le forze dell'ordine, ha messo a disposizione posti SPRAR che sono luoghi destinati a rifugiati aventi diritto, e alcuni di questi erano così, però lei dice, cioè, questi si sono macchiati dell'occupazione abusiva e quindi di fatto non potevano essere rimessi in questo percorso di accoglienza.
Dice, sono premiati. Eh sì, per certi versi è una promozione, capisco. Poi non ho problemi a riconoscere che meglio farli uscire con i furgoncini, con gli agenti della Digos in borghese che non intervengono, piuttosto che con 4 giorni di scontri di piazza perché li andiamo a sfollare tipo Roma, quello che fa la Raggi a Roma. Non ho problemi a riconoscere questo, che meglio il modello Firenze del modello Roma, di sicuro. Però mi dà fastidio personalmente pensare che se tu vivi nell'illegalità da anni, il comune si premia. E leggo il sindaco di Firenze che si vanta in un anno ha risolto il problema. E vantati quando l'ha risolto anche però ai italiani che dormono in macchina con questo freddo, o ai senza tetto italiani e stranieri che dormono sotto i loggiati in giro per la città. Perché c'è anche loro sono un problema, eh? Anche quelli che dormono col sacco a pelo in Piazza della Libertà sono un problema. Allora, dunque, intanto voglio salutare e ringraziare Francesco Dorselli per essere stato con noi. Grazie mille, buon lavoro. Sì, grazie. Buona giornata a tutti. Ciao, caro consigliere. Allora, certo fa piacere sentire il clero, Papa compreso, che spinge all'accoglienza dei migranti, ma quando devono essere loro a operarsi per l'accoglienza buttano fuori tutto. Ragazzi, non farei di tutta un'erba un fascio. Ci sono delle parrocchie che svolgono un lavoro encomiabile. Ricorderei il lavoro di Don Massimo Biancalani, per esempio, sull'accoglienza dei migranti. Poi voglio dire, cioè, la Chiesa, l'organizzazione Chiesa è grande, è ampia, è come tutti i settori della vita. C'è chi agisce in un modo, chi in un altro. È vero, ci sono state parrocchie che non volevano i migranti in chiesa, c'è stato il problema di quello, dell'altro, eccetera, eccetera. L'abbiamo raccontate, sono fatte. Ragazzi, che vi do? Qualcuno evidentemente interpreta, no? Ama il prossimo tuo come te stesso, non tu. Ma il prossimo, quindi quello dopo, quindi si va sempre avanti fino a che non si trova, si va sempre sul prossimo. Vabbè, dai, forse è con una battuta pessima. Le 10:44 minuti, ci fermiamo per dare lo spazio alla regia. Torniamo tra pochissimo con i vostri WhatsApp al 3925727775. Buongiorno, il pieno per favore. Diesel o benzina? Faccia lei, tanto è uguale. Nuova Ford Fiesta diesel o benzina è tua a 125 euro al mese, grazie a 5.000 euro di eco incentivi Ford. TAN 4,95, TAEG 7,14, anche sabato e domenica. Vieni a provarla al nuovo Ford Store Autosas, in via della Cupola 249. Non sei iscritto all'università o stai pensando di cambiare? All'Università e i Campus. Le iscrizioni sono aperte. Ci sono 36 indirizzi di studio, tra cui scegliere psicologia, economia, letteratura, arte, musica e spettacolo, design della moda, scienze motorie, anche con il nuovo indirizzo in football management. Tutti online e ad accesso libero. Chiama l'800 410 300. Vai su uniecampus.it o vieni a trovarci a Firenze in via San Gallo 103. Ciao, sono Duccio Mazzoni. Amo Firenze, l'Oltrarno e la Fiorentina, quella che provo a raccontarvi ogni mattina. Qualcuno mi chiama ultimo romantico, qualcun altro guru, ma credo che nel mondo ci possa essere, come nel calcio, ancora poesia. Sono Duccio Mazzoni e Lady Radio è la mia radio. GR del mattino, GR del mattino. D'accordo con Giusy, e non solo per solidarietà femminile, ma perché ha detto una cosa giusta. Quantomeno tutto il giro di spacciatori che ci sono oggi non avrebbe più un modo di esistere. Buongiorno a tutte, sono Stefania da Campi. Io sono assolutamente con Simone. Simone, sono con te. Allora, questo giudice che ha giudicato in questo modo l'atteggiamento di Simone, ce l'ha una coscienza? Ma poi dico, ma veramente si può permettere a un giudice di fare quello che vuole? Perché così dicono. Quando si tratta di andare presso un tribunale, avere problematiche, cos'è che senti dire sempre? A seconda del giudice che trovi, ma io non lo trovo corretto. Se un giudice sbaglia, deve essere punito anche lui. Porca miseria. Gesuiti predicano bene e razzolano male. Il Papa che chiacchiera tanto, bisogna accogliere i poveri, bisogna aiutarli, e poi li buttano fuori dalla palazzina, dallo stabile dei gesuiti. Se ne hanno vergognare. Oh, vabbè, Torselli, che lo dica a fare, lui a prescindere, ciao. Si deve vergognare a prescindere, ciao.
Vignolini sui profughi più o meno la penso come te, però la provocazione sul Vaticano ci sta, perché è vero le parrocchie aiutano i profughi, questa gente, però sono sul territorio italiano, se no è come quando noi si dice aiutiamoli a casa loro, cioè si aiutano ma fuori dalle scatole nostre. Sarebbe un bel esempio se le prendessero proprio nel proprio territorio, non in territorio di uno stato estero. È il momento di un viaggio nei cinque sensi. Per il tuo evento speciale scegli Le Cirque Catering e Banqueting a Firenze. lecirquefirenze.fr. Allora, le 10:47 minuti, ragazzi, siamo di nuovo qua con tutte anche le vostre considerazioni. Fermi lì, un po' di cose, un po' di punti fermi vanno messi. Allora, mettiamoci d'accordo sulla storia dei somali. Allora, io devo dire questo, francamente, padre Broledani ha fatto il massimo, cioè li ha tenuti lì veramente tanti mesi, questi cittadini somali che erano lì abusivamente, perché quella era un'occupazione abusiva. Il punto che sul quale Torselli fa chiarezza è questo: dice, perché dei cittadini somali che arrivavano da un'occupazione abusiva gli è stato proposto di mettersi in un servizio, di mettersi nella legalità dell'accoglienza, non l'hanno rifiutata, sono andati di nuovo a occupare un altro stabile, in questo caso lo stabile dei gesuiti in via Spaventa, che adesso hanno lasciato. Nel frattempo hanno fatto un po' di gazzarra in città con qualche scontro pure con la polizia, ce lo ricordiamo. Perché gli deve essere garantito a loro, questa è la domanda di Torselli, perché deve essere garantito a loro l'accoglienza in forma regolare, che invece spetterebbe ad altri che sono lì, che aspettano, che non hanno fatto gazzarra, che non venivano da occupazioni abusive? Questa è la domanda che si pone Torselli. Secondo me la domanda è legittima e ci sta tutta. O è vero o no, presidente del quartiere 2 Michele Perguidi? No, la domanda è legittima. Noi come amministrazione comunale siamo stati molto attenti e ferri contro ogni occupazione. Ricordo che nel quartiere 2 abbiamo sgomberato la Quercia, abbiamo sgomberato San Salvi, abbiamo fatto sgomberi in Via Nigra alle case minime. Insomma, siamo per il rispetto della legge e quindi c'è stato anche questo sgombero abbastanza, diciamo così, volontario anche dell'immobile dei gesuiti di Via Spaventa. Quindi noi siamo il rispetto della legge e chi occupa non rispetta la legge e deve avere, secondo me, più diritti chi cerca di rispettare la legge e non occupa. Bene, questo direi che è un punto imprescindibile. Allora, caro Perguidi, però il tema dell'occupazione ce l'avete anche voi un po' al quartiere 2? Qualcosa vi è rimasto? Ma ce l'abbiamo in piccola parte, in qualche alloggio di case popolari, ma sicuramente lo vogliamo risolvere. Siamo determinati in questo, credo che i cittadini del quartiere stiano vedendo le differenze da inizio consigliatura. Avevamo molte occupazioni, qualcuna anche famosa, che dicevano che era impossibile, come quella da risolvere, come quella dell'area di San Salvi. L'abbiamo risolta e abbiamo risolto anche quella del un posto bellissimo a Firenze, della Quercia, che verrà una struttura ricettiva e darà posto di lavoro a, mi pare, un paio di centinaia di persone. Insomma, siamo attenti e non vogliamo occupazione nel quartiere 2, vogliamo che chi ha la casa abbia il diritto di avere la casa. Bene, grazie presidente, l'abbraccio fortissimo, buon lavoro. A proposito di sacerdoti, a proposito di preti, raccontiamo una storia. La storia è quella di un libro, Mondo, il diavolo non ama la brava gente, edito da Albatros, lo trovate in libreria, l'ha scritto l'amico Gaspare Cudia. Buongiorno Gaspare, come andiamo? Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Bene, allora ci racconti di questo sacerdote con Mondo, cos'è Mondo? Cos'è Mondo? Allora Mondo è proprio attivo a quello che stavate dicendo, in qualche maniera è un mondo, è un paesino che si trova, immaginario ovviamente, in Veneto, popolato a metà degli anni 90 da metà marocchini e metà italiani. Arrivò un nuovo sacerdote, questo Giuseppe, proveniente da Calabria. All'interno di questo paese c'è un ferroviere toscano in pensione e un pescatore mazzarese della provincia di Sicilia, che poi tratteranno aspetti vari all'interno di questo libro. In seguito a una tragedia di questo paese, conducibile suo malgrado a Giuseppe, il prete illuminato, succede una tragedia, c'è anche un imam illuminato tra l'altro in quel momento, per cui il prete viene sostituito e anche l'imam passa brutto
certi momenti. Arriva la televisione alla notizia di queste, a quando capita una cosa del genere, ruvigginose, subito si fanno vedere telecamere e così via. Il paese decide di farne a meno, non voleva essere aggredito così, e decide addirittura per una settimana, come a elaborare un lutto, di vivere senza la televisione proprio fisicamente, non accendendola neanche. Solo che questa settimana dura un anno, e in quell'anno succedono di tutti, imam illuminati vengono sostituiti da uno meno illuminato, un prete illuminato da uno meno illuminato, e quindi è un motivo per questo paese di isolarsi, stare insieme e di scoprire, si riscopre per esempio la cucina, litighiamo, ci ammazziamo, ma mangiamo le stesse cose, perché polenta, frescatula in Calabria, couscous in Sicilia, è la stessa cosa, c'è la ribollita, c'è la panzanella, ma c'è la storia della lingua italiana, come le tre regioni, Veneto, Sicilia e Toscana, si inseguono sulla costruzione che fa Dante della lingua italiana. Quindi è un paese che riscopre tradizioni, modi di fare, radunati in un circolo che loro chiamano, benché non ci sia un ebreo, circolo sinagoga laica, come dire Oliviero a un certo punto, il personaggio, non voglio essere noioso, il personaggio principale Oliviero dice: il buon Dio c'è, c'ha le sue idee e sarà anche arrabbiato quando le attuerà, ma nel frattempo lasciamo a lui la decisione e noi non ci spariamo addosso per questioni che possiamo evitare. Nasce questa comunità bellissima che dura un anno e che riscopre tradizioni, valori, i motivi per stare insieme anziché per dividersi, e rende questa comunità, come si potrebbe dire, alla fine si dice, un prototipo di quello che il mondo potrebbe essere se tutti ci rispettassimo un pochino di più. Buono questo, è grande, cioè voglio dire, tema attualissimo, hai centrato il tema focale, cioè ti sei proprio concentrato su quello, il tema l'hai preso pieno, il tema è... Purtroppo per fortuna è così, io sento cose giuste che sono state dette lì in entrata e in uscita, Andrea, cioè comprendo le ragioni di tutti, però se ci fosse, come dire, maggiore attenzione a chi è l'altro in questo momento, al di là delle, anch'io come Oliviero dico, il buon Dio valuterà, ma nel frattempo noi cerchiamo di capire che siamo uguali, mangiamo le stesse cose, amiamo le stesse cose, le stesse persone. Perché dividersi su questa questione? Tra l'altro, la foto di copertina è stupenda perché ci sono i bambini che giocano con la campana, una roba bellissima. Grazie, l'hai dedicata alla nostra generazione, grazie. Grazie, lo so davvero. Alla gli interi pomeriggi d'estate passati a giocare a campana, cioè esistono, eh? Sì, però ecco, quando ci sbucciavamo le ginocchia e non c'erano PlayStation, non voglio essere nostalgico, probabilmente avevamo il mondo, sapevamo cos'era il mondo, adesso lo sappiamo sempre per interposta persona, qualcuno che ha un'idea ce lo descrive in un modo, l'altro opposto in un altro, tutti hanno ragione, nessuno ha torto. Però la copertina, mi fa piacere che evochi la copertina, è una fotografia fatta a Modica in provincia di Ragusa. Che posto meraviglioso. altro posto meraviglioso. è vero, abito qui per ora in questo momento. Però sono qui, e qui quella copertina alla fine del libro diventa evocativa, si capiranno chi sono i due ragazzi lì. Insomma è un libro speranzoso, non ha la soluzione. Dai, allora Gaspare Cudia, Mondo, il diavolo non ama la brava gente, edito da Albatros, in libreria, lo trovate anche su IBS online, vero Gaspare? Mondadori, la Feltrinelli, siccome essendo un esordiente già sei all'esordio, va prenotato, cioè in una settimana arriva, in tutte le librerie non ci sono difficoltà, la difficoltà l'abbiamo avuto perché forse non si aspettavano un immediato riscontro così, che gli store sono rimasti abbastanza vuoti per alcuni, quello di Mondadori ad esempio, perché hanno esaurito le copie che c'erano a disposizione in tutta Italia, poca roba ma diffusa in tutta Italia. Questo mi fa piacere, perché venendo da Firenze mi piace parlarne una radio fiorentina, diciamo. Grazie a Gaspare Cudia, appuntamento in libreria con Mondo, il diavolo non ama la brava gente, edito da Albatros. Grazie per essere stato con noi, sono le 10:57, noi ovviamente chiudiamo qua questa parte del GR del mattino. Prima però, allora, c'è ancora da ricordare che alle 13 c'è Radio Viola, alle 17 c'è Città Viola, e che il GR del mattino torna domani mattina puntuale dalle 6, che ovviamente potete
seguirci anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito internet lediradio.it, c'è pure il nostro account Twitter e il nostro account Instagram per seguire tutti i contenuti delle nostre trasmissioni e non solo. Adesso arriva il momento dei 100 secondi insieme ad Enrico Mentana. Vai! GR del mattino, GR del mattino. Ora di AutoSas, la Ford Firenze. Su tutta la gamma con gli eco incentivi Ford, più di 8.000 euro di vantaggi, anche senza usato da rottamare. Sono le 10 e 58 minuti. Ora esatta. 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno, giornate cruciali e decisive, soprattutto per l'America. Bisogna decidere cosa fare rispetto alla Corea del Nord, alla minaccia direttamente lanciata da parte del dittatore di Pyongyang, Kim, che ha detto adesso siamo in grado di colpire ovunque nel territorio americano con i missili intercontinentali. Bisogna neutralizzare Kim e le possibilità, come sempre, sono solo due: o quella diplomatica, la costrizione internazionale, o l'altra, quella finale, militare. Ci vuole un'America guida del mondo libero a questo riguardo, ma tutto questo capita appunto nel giorno più sbagliato, quando Trump, dopo aver ritwittato alcuni video del capo dell'estrema destra inglese, si è preso la ramanzina di Theresa May e le ha risposto per le rime questa notte, in maniera molto sgradevole. Pensi semmai al terrorismo che ha in casa. C'è divisione, c'è probabile disistima tra Washington e Londra e viceversa. Ma appunto, un'America che non è in sintonia con le altre democrazie può poi compiere la scelta azzardata di cercare di strangolare Pyongyang, con le buone o con le cattive? L'ho detta brutale, ma è questa l'alternativa che c'è sul tavolo. Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19.